Akidulur. Ho fatto fatica a portare questi Butaman a casa. Ora vi spiego cosa sono. Benvenuti in un nuovo video di Martino in Giappone. Io sono Marco Ferrari e oggi è un'altra puntata del Cibo del Combini, la serie preferita di YouTube di banchieri, architetti, Mike Tyson e Orietta Berti. Se seguite ormai questa serie da tanto tempo sapete già cosa dovete fare. Lasciate subito un mi piace per supportare il canale, così vi posso portare sempre contenuti dal Giappone con molta frequenza. Non so perché, ma sto facendo il video con questi occhiali e non va bene, ragazzi. Eccomi, sono qua in versione estiva, c'è caldo, è iniziato il caldo, è giugno e sto già sudando come se non ci fosse un domani. Non so se lo sapete, ma in Giappone, ragazzi, l'estate è veramente... E per farmi del male, cosa potevo prendere? Qualcosa che veramente è ustionante. Per fortuna che sto facendo il video e quindi sto aspettando che il vulcano che c'è dentro a questi Butaman vada via, così almeno riesco ad assaggiarli per voi e dare una valutazione per questi prodotti del Combini Store. Allora ragazzi, questa volta vi ho portato il Butaman, che è questo, che è quello con il maiale. Poi ho preso il Pizzaman, che è praticamente ha lo stesso sapore della pizza in teoria. E poi ho preso una cosa che mi farà del male, so già che andrà malissimo, ma vediamo, dai, rimaniamo positivi. Questo è Subuanman, è quello con i fagioli rossi, quindi vabbè, io non sono un grande amante di questo e so che molti di voi non lo siete, ma sicuramente magari c'è sempre qualcuno che piace questa roba. Scrivetelo nei commenti se vi piacciono i fagioli rossi. Comunque ragazzi, è arrivato il momento di provare questi prodotti. Quello più classico è questo, che è il Butaman. In teoria quello ancora più super classico è il Nikuman, quello con la carne di mucca. Però oggi al Combini Store non era ancora fatto, come avete visto prima nell'introduzione. Allora mi sono buttato sul maiale. Il Nikuman e il Butaman sono molto simili, ovviamente la differenza è che uno è carne di maiale, l'altro è carne di mucca. Penso che il Butaman sia più grasso che il Nikuman, lo capiremo sicuramente tra poco. Diciamo che è un cibo perfetto per l'inverno. Applausi per Martino, è giugno e vi ho portato questo prodotto. Perché? Perché è 3000 gradi, ragazzi. Questo è pane fatto a vapore, poi dentro ci potete mettere qualsiasi cosa. E se volete chiamarlo in giapponese, per esempio Nikuman, che è carne di mucca, è Nikuman, oppure Nutella Man, non lo so, qualsiasi occhiali da sole Man. Ho visto anche la ricetta dello chef Hiro, non so se lo conoscete, lo seguono in tantissimi in Italia, e ha proprio fatto la ricetta del Nikuman, ve lo lascio poi in descrizione così se lo volete provare a fare a casa. Comunque ragazzi, non siamo qui per fare nessuna ricetta, siamo qui per provare il cibo del Combini, per poi, una volta che venite qua in Giappone, magari deciderò di mangiarlo qua, proprio qui in Giappone, appena arrivato. Bene ragazzi, eccoci qua, siamo arrivati nella nostra solita posizione. Sono veramente affamato, quindi non vedo l'ora di provare questi prodotti del Combini Store 7-Eleven, che potete trovare in tutto il Giappone. Io vi ricordo sempre ragazzi, tutto quello che sto provando nei miei video lo potete provare una volta che siete qua in Giappone, se siete in viaggio, se siete qua per studio, se siete qua per lavoro. Questi li potete trovare ovunque, se andate al nord del Giappone, sud del Giappone, centro, sinistra, virgola, tutte le parti. Iniziamo ragazzi con il Butaman, che è quello al maiale. Allora, apriamo qua, spacchettiamo e guardate che bellezza, mamma che bellezza! Ma c'è anche scritto Butaman qua, guardate! Che bello, guardate qua, ci mettono anche lo stampino. Ma come sono bravi questi giapponesi. Guardate qua, che lavoro, che capolavoro. E io ve lo apro proprio così qua. Ve lo apro proprio dove c'è Butaman, guardate qua. Sicuramente adesso mi caderà tutto. Ma che emozione unica. Guardate che capolavoro. Ragazzi, ma cosa c'è dentro? Proviamo subito. Vedo già tipo della cipolla, secondo me. Allora non scotta più, e che è già una cosa positiva, così non mi ustiono. E quindi per non scottarsi aspettate almeno un quarto d'ora. Allora c'è anche un po' di pepe dentro, quindi è abbastanza piccante. Il pane
è, vedete com'è bianco, è soffice, è poco salato, va giù da Dio, cioè non è un pane molto pesante, anzi. Però devo dire che senza niente questo pane non mi dice niente. E quello che fa la forza, quello che fa la differenza è il contenuto dentro. Questo, ragazzi, è maiale. Anche se vedo che comunque, se vedete qua, cioè non c'è il pezzo di carne, è macinato con il pepe e la cipolla. È buono, veramente buono. Buono, ragazzi, questo merita, top class. Io direi che un butaman così lo mangerei come merenda, stuzzichino, va benissimo. Magari per un pranzo, sì, se volete fare un pranzo al volo, tipo comprare, passate al combini, comprate, mangiate così, ci può anche stare, però non penso che vi sazia, ecco, un butaman. Dovete prendere il butaman con altre cose, perché non può essere un pranzo completo, a meno che proprio siete a dieta, ecco. Però penso che questa è una merenda perfetta, cioè puoi mangiarla pomeriggio, puoi mangiarla anche dopo, magari dopo cena, per lo spuntino di mezzanotte, ci sta da Dio. Andiamo alle votazioni. Allora, questo butaman, che è leggermente più grosso che quello normale, perché questo è un po' più tipo premium, ecco, è costato 168 yen, che sono 1,20-1,30 euro, ecco. Allora, per 1,30 euro, io darei una valutazione altissima, perché comunque ti sfama per 1 euro questo. E la qualità dentro del prodotto non è eccezionale, a dire la verità. Si sente che è un po', non lo so, non posso dirlo, cioè non è fresco, ecco. Quindi un po' si sente, però di fatto è che, cioè, è per la fame chimica, non so come dirvelo, cioè un po' come il McDonald's, no? Che mi viene lì, che ha quel sapore così gustoso, così cremoso, che comunque è buono, cioè al palato è buonissimo, ecco. Però la qualità non è altissima. Io per il prezzo darei un 4 stelle, assolutamente, un 4 stelle. E per il sapore, invece, in confronto al prezzo, io darei un 4, dai, un 4 va benissimo. Ma è buono, cioè ci sta, va giù, va giù che è una meraviglia, te ne mangeresti un altro subito dopo, e quindi darei un 4 stelle. Quindi come valutazione finale, io darei proprio un 4 stelle a questo butaman. Comunque lascio un bel pastone in bocca. Munitevi di drink, di acqua, qualsiasi cosa, perché bello, bello tosto, bello tosto. Bene, dai, passiamo invece al pizza man, per la gioia dei napoletani. Ecco qua, vi chiedo scusa a tutti i miei amici napoletani, non fateci caso. Allora, l'odore viene già, è incredibile, l'odore, si sente l'odore di basilico e di pomodoro. C'è scritto anche pizza qua, attenzione, mamma mia, vabbè. E anche qui c'è scritto pizza, ecco, vedi, c'è lo stampo, c'è lo stampino con scritto pizza. Apriamo il pizza man, che qui la pizza la chiamano pizza, quindi vabbè. Eccolo qua, ragazzi, con la mozzarella, che non è mozzarella, non sarà mai mozzarella, il pomodoro, e vediamo qua cosa troviamo. Che surprise! Possiamo trovare... No, mozzarella, non andare via, voglio non dare tutto da questa parte. Vabbè, diamo un morso. Pizza man, ragazzi, pizza man, incredibile! Un pomodoro è anche buono, eh? Cioè, il basilico non so dove l'hanno messo, ma secondo me è tritato da qualche parte, però vedi, ci sono dei pezzettini neri di foglioline. La mozzarella, sai che potrebbe essere anche mozzarella, cioè di quella scadente, però, cioè non è formaggio questo.
No, Banduca è una meraviglia, mamma mia, è buonissimo. Cioè, è quasi più buono questo che il Butaman, almeno per me. Guardate qua, cioè, il pomodoro, questo non è ketchup, è pomodoro. Questo approve, guarda, top of the top, veramente buono. Veramente buono. È anche più cremoso, quindi va giù molto molto meglio che il Butaman. Non me l'aspettavo, ragazzi, questo, veramente non me l'aspettavo. Sono sempre stato un po' diffidente perché ho visto pizza e vabbè, sarà una stronzata. E poi bisogna considerare il fatto che è al vapore, no? Cioè, non è neanche croccante, quindi dici, cioè non che geniale, sono stati geniali. Ma chi cazzo l'ha inventato questo qua? Geniale! Vabbè, andiamo alle valutazioni, che saranno sicuramente alte. È costato 130 yen. 130 yen, c'è un euro questo. E questo è costato un euro, ragazzi. Cioè, quanti ne mangereste? 25 ne mangereste. È stato buonissimo! Prezzo, diamo subito un... per il prezzo 5 stelle. Pa, 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 pa. 5 stelle, proprio messe lì, tan 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 tan. Per il sapore diamo 4 stelle e mezzo, fisso fisso fisso, non me l'aspettavo, ragazzi, è veramente buono. Cioè, ok, dimenticate la pizza, cioè, parliamoci chiaro, dimenticate la pizza, però non me lo sarei mai aspettato di trovare questo pane al vapore con dentro il pomodoro, cioè la passata di pomodoro fatta bene, cioè non è proprio un pomodoro buttato lì, cioè fatta bene, con il sale, il un po' di pepe e la mozzarella e il basilico, cioè, quindi direi un totale di 4 stelle e mezzo. E di cui bisogna avere. Ragazzi, vi siete ricordati di mettere il mi piace? Mettete il mi piace, veramente, cioè non vi chiedo tanto, un mi piace per avere più video di questa tipologia, ecco. Bene, ragazzi, non lo volevo fare, ma questo è, lo faccio per il video, ve lo dico, lo faccio per voi. Non l'avrei mai e poi mai ordinato, mangiato nella mia vita. Andiamo a vedere sta roba qua, voilà. Quella con i fagioli dolci. C'è sempre la stampa qua. Apriamolo. Ah, guardate che piatto di fagioli rosa. No, non le voglio mangiare, ti prego. Proviamo. No, niente, io... Cioè, alcune persone ne vanno matte, ma io veramente non... Non ce la faccio. Come fa a piacere la gente sta roba qua? Mamma mia. Allora, devo essere... Io ovviamente devo scordare la mia personale opinione, perché sennò qua... il video mi viene bannato. Per chi piace i fagioli rossi, io vi dico che secondo me sono meglio mangiati col mochi che più che questo pane al vapore. È molto asciutto, cioè non è juicy, no? Cioè non c'ha quel... è molto asciutto, ragazzi, cioè non, secondo me non ci sta. Ho provato, ma poi vedete, cioè, quando mettete in bocca c'è questo fagiolo che si... compatto. Vabbè. Comunque nella vita bisogna provare tutto, ecco. Io sinceramente ci avrei messo la Nutella qua. Cioè, metteteci, cavolo, un dolce, serio, metteteci, non so, zabaione, cioè, metteteci qualsiasi cosa. Cioè, io mangerei addirittura il carbonara man, per esempio. Ma se lo inventeranno magari un giorno, il carbonara man non sarebbe una brutta idea, secondo me. Se la pizza è andata molto buon fine. Però il Nutella man, che cavolo, non sarebbe male. Allora, passiamo alle valutazioni. Questo è quello che è costato meno, meno male, 110 yen, cioè meno di un euro, ragazzi. E niente, che dire, però il prezzo...
Ok, devo essere sincero, Marco, ok? Liberati, non pensare a te stesso. Il prezzo è buono, cioè meno di un euro è buono. Quindi io direi che è un 4 stelle per il prezzo. Ok, 4 stelle per il prezzo. Per il sapore, io ragazzi qui vado a 1, cioè una stella. C'è proprio una stella, sì, se no, no non ce la faccio. Non ce la faccio. Purtroppo non mi è piaciuto, non mi piace, mai mi piacerà. E quindi valutazione finale, 2 stelle ragazzi. Questo forse è stato il peggior finora che nelle tutte le serie che ho mangiato. Il peggior prodotto è stato questo. Bene ragazzi, siamo arrivati alla conclusione anche di questo video. Io vi consiglio di provare questi Nikuman, Butaman e Pizza Man soprattutto, perché è stato mi è piaciuto tanto. Se venite qua in Giappone per viaggio, vi consiglio di andare al Konbini Store, di provare questo prodotto, magari come merenda o spuntino di mezzanotte. Il prezzo è veramente fantastico, perché comunque ragazzi con un euro potete portare a casa una merenda calda fatta bene, cioè buona. Mi raccomando, ricordatevi da bere, perché vi servirà, ma soprattutto ricordatevi di non mangiarli subito, perché vi ustionate. Anche questi ragazzi vi ustionate, quindi state calmi, perché li servono già caldi. Non so se l'avete visto all'inizio video, sono già dentro una macchinetta che li tiene sempre caldi, quindi cioè loro lo tirano fuori, te lo danno in questo pacchetto, che tra l'altro questo pacchetto è fatto apposta proprio per tenere anche il caldo più possibile e anche per non farti ustionare con le mani. Quindi in teoria io l'ho aperto tutto quanto, però in teoria voi lo potete anche mangiare con il pacchetto e lo mangiate così, ecco, così non vi ustionate. Ragazzi, grazie mille come sempre, grazie per l'ascolto, spero che il video sia stato di vostro gradimento. Lasciate un bel mi piace come sempre, se non siete iscritti al canale, mi avete trovato per caso, chissà perché siete golosi e vi piacciono i butaman, iscrivetevi al canale, perché continuerò a mettere contenuti sul Giappone ogni settimana. Ah, vi volevo dire che sta per arrivare un video super super bomba, però super segreto, perché nessuno lo sa dove sono andato la scorsa settimana. Quindi tenete il segreto ragazzi, continuate a seguirmi, perché tra poco uscirà un video super esplosivo. Ciao ragazzi, ciao!